Dottor Careddu, si parla delle prospettive della ripresa dell'impiantistica. Come sarà la ripresa post-Covid? La ripresa dell'impiantistica presenta dei segnali positivi e incoraggianti. Il prezzo del petrolio è a 80 euro al barile, il prezzo del gas è molto alto, la domanda aggregata mondiale sta ripartendo e quindi ci sono tutti i presupposti per rinnovare le infrastrutture impiantistiche e costruirle eventualmente di nuovo, molto meno impattanti da un punto di vista ambientale e sicuramente più efficienti. È chiaro che ci sono delle sfide davanti a noi che sono appunto rappresentate dai noli, dall'incremento delle materie prime e da una volatilità dei prezzi che sicuramente non aiuta, però la visione è sicuramente positiva. Oggi si è parlato anche di lavoro e della difficoltà di trovare personale. Quali sono le difficoltà per la filiera? Sicuramente trovare personale qualificato in un'industria come la nostra non è facile. Non è facile perché molto spesso si tratta di andare all'estero in posti sicuramente poco ameni. E poi si tratta anche di trovare del personale che riesca velocemente a utilizzare degli strumenti digitali e allo stesso tempo avere le conoscenze dell'impiantistica e dei processi. Per questo è importante un continuo reskilling del personale e un accompagnamento delle nostre aziende, soprattutto le piccole e medie, per effettuare questa trasformazione. Noi abbiamo al nostro interno un servizio che eroga formazione fatta con i nostri insegnanti, lavorando con i maggiori atenei italiani, e con questo riteniamo di poter aiutare le imprese, soprattutto gli associati, ma non solo, a dare quelle skills che sono soprattutto il project management necessari per completare e ultimare i progetti in maniera economica, nei tempi e nella qualità richiesta. Non solo nella nostra industria, un po' di project management anche nella pubblica amministrazione, ad esempio, potrebbe non guastare.